A meno di un mese di distanza dal podio conseguito al Motorelli Isola d'Elba, Stefano Danesi, per gli amici Stecca, si riconferma primo tra gli Elbani nella seconda edizione del trofeo monomarca KTM, disputato sullo scoglio il 30 aprile scorso. Questa volta Stecca si è dovuto confrontare per il 16° posto assoluto, tra i circa 200 partecipanti, con un pilota emergente di Porto Azzurro, Paolo Pellegrini. Per la prima volta in sella in una gara ufficiale, Pellegrini ha tagliato il traguardo ad un soffio dalla targa del veterano 51enne, a causa di una caduta per un sorpasso azzardato. Sono caduto alla prima prova speciale, ho perso quasi 20 secondi e alla fine non ho pagato le conseguenze. Poi anche su tutta la gara, perché cadendo alla prima prova mi sono portato dietro lo strascico di un errore un po' troppo da principiante, però era la mia prima gara e ci sta. Stefano Danesi invece ha affrontato la gara con esperienza, ma con uno spirito meno competitivo, forse memore del brutto incidente che 5 anni fa gli costò il titolo nazionale e 18 giorni di coma. Sì, oggi 16° assoluto, primo degli Elbani, però purtroppo è quarto di classe perché i primi tre sono tutta gente di 20 anni e essendo un trofeo non c'è le categorie per età, ecco tutto lì. Molto soddisfatti gli organizzatori del trofeo, che certamente riproporranno l'anno prossimo la stessa manifestazione che per 2 giorni ha riempito di motociclisti l'isola. Direi che la gara è andata molto bene. L'Elba, come avevo già detto ieri, si presta molto per questo tipo di evento e il fatto di avere KTM con un trofeo qui a Portoferraio è un lustro. Speriamo nel futuro di andare avanti, magari di portare 1 o 2 giorni, magari di inventare qualcosa di particolare, ma sicuramente ha dimostrato ancora una volta sia l'Elba che la KTM che il fuoristrada è tinto di arancio, questo fa molto piacere, ma soprattutto ha portato ancora un clima nuovo, ha portato tanta gente, ha riempito alberghi, ha riempito ristoranti e ha creato un indotto che secondo me fuori stagione è fondamentale per dare una linfa vitale per un futuro.